Devo pensare a cosa dire. Allora, si fa così. Ah no, è qui il manuale. Anche se è un po' da noob, usare il manuale. Noob. È un po' triste, però. Da bot. Che vabbè, non ve lo fa vedere perché è su carte. Ti cacchi sotto, eh? Mamma mia, come sei professionale. No. No. Sì. Sì. No. Scusa il video. Che sarebbe? Ah. E quanti anni ci hai messo per capire tutta sta roba? Un po'. Allora, HDMI, questo. Si vede, non me ne intendo di più. So, the build is over. I'm gonna show you the final result with some. Porco. Era in italiano il video. Come vedete, davanti a me ho un sacco di scatole di componenti. Questo vuol dire solo che andremo a fare una nuova build. Allora, le componentistiche principali sono un Intel i3-10100F, come scheda madre l'H410M di Gigabyte, perché era praticamente una delle poche disponibili, visto che attualmente non è niente disponibile su Amazon. Anche trovare questa 1650 della MSI, difficilissimo, vanno sold out velocissimamente in questo periodo, anche sia per l'holiday season che per l'uscita delle nuove schede video. Il mercato è impazzito. Per RAM, un modulo da 8 giga a 3200 MHz della XLR. Power supply da 400 watt di Antec. Questo scatolone è fake perché non c'è il DA601, ma il P82 di Antec sempre. E dov'è l'SSD? È un SSD della Kingston da 480 GB SATA. Let's build it. Purtroppo questo computer non è mio, ma è di un mio amico, e lui non sa niente di come si monta un computer, ma glielo farò montare comunque, perché sì. Quindi, primo passo, vieni. Allora, togliamo la scheda madre. Questo è lo shield, va messo nel case. Quindi mettiamolo qui. Cavo SATA ed ecco la scheda madre. Tira fuori. Puoi parlare, No, no, no. Non è che deve avere mutismo. Driver che con un DVD, ma non abbiamo il lettore DVD come nessun cristiano nel 2020. Allora, sei fuori frame. Come ti ho detto prima, va maneggiata la scheda madre solo su questa plastichina perché c'è elettrostatica. Quindi non può, non conduce. Ah, ok. Ciao Milo! Allora, tira fuori. È qui lo scotch qui dietro. A posto. Guarda lì No! che bravo. Metti sotto la plastica Ah, già, perché. e sopra l'amobo. Allora, come già detto, andiamo a usare un 10100F. Amobo. L'hai già aperto? Sì, perché devo controllare se era tutto intero. Allora, qui c'è un problema, ok? Perché io mi sono scordato la pasta termica. Cioè, ho finito la pasta termica, che è quella che va tra la CPU e il dissipatore. Se non è già preapplicata, so cazzi. Chi è la pasta termica? La pasta termica va tra il processore e il dissipatore per creare uno strato il più omogeneo possibile, in modo tale che si dissipi il calore nel modo più efficace. Perché se supera i 100 gradi il processore non fonde, però ti si spegne il computer. È la mia prima build Intel. Di solito ho sempre fatto build AMD. Sono io incapace o Eh no, è duro assafanato? meno male è già preapplicata la pasta termica, perché se no non si prepara niente. Dovrei cambiare anche la È proprio pasta una termica. roba specifica per questa? O perché in No, è generale? generica tra i computer. Questo produce calore, ok? Mentre opera. E se mettessi questo e sopra il dissipatore, senza la pasta termica, condurrebbe male il calore. Mentre questa pasta termica è fatta proprio per dissipare il più possibile, così che le tue temperature rimangano basse e quindi tu Non possa. si spegne nulla. Esatto. Allora, pigia questo e tiralo verso l'esterno, di qua, ok? Questa plastica non si muove, perché quando metti il processore salta in automatico, ok? Allora, dovrebbe esserci un triangolino sulla MOBO che. Allora, vedi? Sulla CPU
qui in basso c'è un triangolino. Vedi? Sì. Ah, deve va... anche qui? Esatto, va allineato. Aspetta, non è che quello parte a... nello brand. Come? Nice. Allora, si fa così. Ah no, è qui il manuale. Anche se è un po' da noob, usare il manuale. Noob. È un po' triste, però... da bot. Ah no, perché sono scemo. T'ho detto, no, che non sì. faccio... È la mia prima beatdown in Intel. E Intel c'ha questi due rientranzi, no? Mm-hmm. E come vedi c'è anche qui due spirulini. Ok. Ci sono due piccole rientranze, no? Due semilune qui dentro. E lo stesso sulla Mobo. Che vabbè, non ve lo fa vedere perché su carte. Il sotto, i contatti, non devi toccare. Allora, ci sono questi due pirulini, no? Mm. E anche qui. Quindi allinea, semplicemente. Lascialo cadere, muovilo un po' col ditino. Qui sopra. Ok. E già messo. Sì. Ora, richiudi. No. Ok. Oh, sì. Oh, oddio. Sì. Non toccare questo, non serve. Ah. Ora, tira indietro, perché deve entrare qui dentro, bravo. Spingi e fallo rientrare qui. Vai, vai, normale, vai. Certo. Vai. Fatto. Ora passiamo a montare la RAM, che tra l'altro questa è molto bellina e costa poco, cavolo. 40 euro. È una picchiera spunto. Però... costava 60. Ah, ok. RGB, guarda com'è carina, cavolo. Questo è tutto RGB. Ok. Questo andrà tutto a illuminarsi. Te va? E quindi... esattamente. Te la posso toccare o...? Sì, sì, sono molto tranquillo, basta non la fai cadere. XLR è un sottobrand di... PNY, non mi ricordo come si pronuncia, sorry. Quindi comunque è una buona marca, non è sconosciuta, ecco. PNY fa anche SSD, probabilmente qualcuno di voi avrà un SSD di PNY, non so. E guarda, qui ci sono, c'è un dentino, ok? Mm. C'è una fossatura, non è a metà, ok? È un pochino spostato verso di qua, okay. Vedi? Devi allinearlo con questo, però... Ah, perché in teoria ce ne andrebbero due? Fino a due. Altre schede madre ci hanno 4, altre anche 8. Quello... E cos'è sta roba? È la RAM. Che... Random Access Memory. Praticamente i dati che servono istantaneamente... Vanno qui. Vanno qui. Però è diversa dall'SSD, perché è più veloce la RAM. L'SSD contiene i file anche se... spegni il computer. Mm. La RAM, come spegni il computer, tutti i dati che ci sono sopra vanno via. Vanno via. Allora, gli slot non sono tutti uguali, perché c'è uno primario e uno secondario. Vedi, c'è scritto DDR4 A1. A1, sì. DDR4 è il tipo di RAM. Ok. A1 vuol dire che è il primo che va riempito. B1 invece è... quindi va riempito questo. Esatto. Tieni. Devi pigiare queste due cose. Guarda se è giusto. Non è giusto. Al contrario. Così. Vai. Devi incastrarli in questi affarini. E pigia. Pigia, pigia. Non aver paura. Pigia i lati però. No, metti le dita. Vai e pigia. Ah. Ma un... Vai, vai. Non devi aver paura. Pigia. Ti cacchi sotto, io, eh? Io sono giuro, ma sto pigiando. Ma lo sono spastico io. No, c'hai paura di rompere, lo so. Anch'io la prima build mi stavo cacando in mano. Tutta questa roba compiata che mi rende fuori. Allora, questo è il Northbridge, che serve come microprocessore, tipo, per coordinare tutto il resto delle cose che ci sono sul computer. Quindi gli SSD passano a Northbridge, CPU. È un tramite, essenzialmente. In realtà si può montare il dissipatore. Che andrebbe? Qui sopra. Qui tra l'altro ci sarebbe lo slot per l'SSD M2, che sarebbe un SSD più veloce ancora. Che però ovviamente costa anche di più. Niente. E ok. Quindi va bisogno di essere delicatini. Qui? No. Ma ti ho detto, la parte più in cui devi essere più delicato è solo quando metti la CPU. Poi per il resto non devi aver caga di rompere, perché è davvero difficile. Pigia? No, no, a croce. Ah. Perché anche in questo modo... Aspetta, me lo sposto. Vai, vai, vai. Il tuo obiettivo è avere pressione uguale in tutte le parti della CPU, ok? Fatto.
Vedi? Ok. E questo servirà a... Questa è l'alimentazione che va inserita qui. Il verso è un... Cioè... vedi, ci sono... Cioè, questa parte di plastica e questi. Devi incastrarli. Non puoi sbagliarti. E questo è la Movo. Pronta. Abbiamo fatto tutto sulla Movo. Ora passiamo al case. Allora, questo è il P82 di Antec. Molto caruccio perché ha un design easy. C'ha un LED blu, mi pare, qui sopra. C'ha già tre ventole preinstallate. In realtà sarebbero quattro, però una me la sono inculata io. E le ventole servono a mantenere la temperatura? Le ventole praticamente ne metti un paio qui davanti. Sì. Che prendono aria fresca da fuori e la mettono dentro. Ok, tipo aria condizionata. Sì, esatto. L'aria dentro viene riscaldata da processore e GPU e viene tirata fuori da questa ventola che è exhaust. Bene. Beh, mettiamo subito la Movo. Sviti quelle due vitine. Lo devi sfilare. No, c'è una manopola qui. Tira su, su. Ah. E lo poggi sul letto ora. Queste tra l'altro sono 140 mm di lunghezza, mentre quelle normali sono 120, quindi prendo un più aria. Dopo aver perso e trovato delle viti, guardiamo però se... No, dobbiamo spostare degli spin-off. Questi sono gli spin-off. Ok. Ora dobbiamo mettere la scheda madre. Hai già levato i pippolini tutti? Li ho riaggiustati, sì. Cioè, perché di default sono messi per la scheda madre ATX, che è più grande. Mm. Questa è un po' più piccina, quindi andavano spostati in questa parte. E come la leggi già questa? La prendi? Normale. Senza, sì, senza troppi problemi. C'è da mettere lo shield, che è questo, che va messo lì, ok? Come l'ha messo? A incastro. Ora metti la scheda madre, la allinei qui dentro. Ok. Niente, ora le viti. Sono 6, 3 e 3. Una per ogni angolino? No, ce ne sono 3 e 3. Mamma mia, come sei professionale. E ora mettiamo il SATA, che dopo collegheremo all'SSD. Che cos'è? SATA porta i dati. Questo cavetto. Quindi è importante. Importante sì, se no... Anche qui non sono a caso. C'hanno la denominazione, vedi, SATA 3. Ah no, c'è qui il disegnino, vedi? Uno è in alto a sinistra. Esatto. E questo per la PC? All'SSD. Che... No. No. Sì. Sì. No. Vai, scheda video. Scheda video, che sarebbe? Ah! Quella. Questa non è che si spacca, vero? No. Questa uno può essere anche non delicato. Via. Ok, ora non delicato, non esageriamo, però... Che da casa ci vedo. Anche questo è un sacchetto elettrostatico. Per evitare che faccia casino col polistirolo. Look at this beauty. Bellissimo. Quante parti c'ha? Una, sì vabbè, DVI, nessuno se la caca. HDMI e DisplayPort. Ma i quanti anni ci hai messo per capire tutta sta roba? Un po'. Allora, okay. HDMI, questa. Che la conosci, normale. Sì. DisplayPort è utile perché c'ha degli standard, cioè può portare più risoluzione e più frame al secondo. Quindi se tipo giochi in 4K 144 Hz non si pone nella domanda, tranquillo. Esatto. Infilalo lì. Qui. E ora lo metti qui dentro. Cioè deve andare qui. Ok. Vai. Lo allinei e pigi. Si vede, non me ne intendo di più. E ora cavi. Questo USB tipo 3. Che sono queste due porte davanti. Vanno connesse alla Movo. Alla Movo. Motherboard, yeah. Poi HD audio che vanno inseriti, che va messo sulla Movo ed è per i due jack frontali. Tutto sulla Movo? Tutto. Quindi farlo passare da dentro? Sì. Reset power, questo per il bottone. E questo sono più in negativo, sempre per il LED di se acceso o meno. Tutto questo sulla Movo. Poi c'è da mettere, vabbè, questo lo fa io tanto, cioè niente di che. Le ventole, io ho perso i fili delle ventole. Queste sono tutte le ventole. Di solito questi li dovresti collegare singolarmente alla scheda madre. Però in questo case, visto che appunto ce ne sono già 4 di predefinito e non ci sono 4 dispositivi, 4 entrate sulla Movo,
c'è questo adattatorino che lo colleghi direttamente al power supply, all'alimentatore. Che è questo. Allora, ci sono due tipi di alimentatori, ok? Non modulare, che è questo, con tutti i cavi, e modulare, che puoi scegliere i singoli cavi che devi usare. Ah. Però tanto noi li andiamo a usare tutti, quindi... E il pulsante lì che serve? È lo switch. Non serve a nulla? Sì che serve! Ah no, no, così? No, quello intendevo. Quando devi smontare il computer? Sì. Così devo acceso, no? Tutto. Spegni da qui, perché almeno non c'è più nessuna corrente in mezzo al computer. Quindi quello però uno lo deve lasciare sempre acceso, a meno che non debba smontare la roba. Esatto. La scheda madre, si vede? Sì. È alimentata da 24 pin, che è il connettore più grosso, e da un 8 pin che è per la CPU. Ok. Poi dobbiamo anche connettere il 6 pin della scheda video. Ok. Ora deve attaccare tutti i cavi. Questo va qui. Il verso. Il verso è così. È composto da 20 pin più 4. Non so perché, però è così. Vedi qui la clip non ha fatto tutto. Quindi spingi un po' di più e spingi di più ai lati. Questo pispolino deve essere in corrispondenza di quest'altro. C'è un pin vuoto, ok? Mm-hmm. Pure lì. Vedi, manca un pin? Sì. Quindi devi allinearlo, è buono. Guarda dov'è il pin mancante. E ora manca solo l'8 pin della CPU. Aspetta, li rimonto, perché questi sono compositi. Alcuni computer hanno bisogno di solo 4 pin, altri di 8. Quelli più vecchi di 4. Quindi niente, attaccalo lì in cima. So, ok, mezz'ora. Questo va connesso. Cavo SATA, dati. Vedi, c'ha una piccola L qui. Sì. E c'è un'altra L qui. E però serve anche l'alimentazione SATA. Si chiamano entrambi SATA. Che è questa. Anche qui c'è la L, controllo la L lì. So, the build is over. I'm gonna show you the final result with some... Porco... Era in italiano il video. Allora, finalmente... No, finalmente. In realtà stava proprio una bella build. Tutto è completato. Ora farò qualche cinematica, anche se fa cacare a farle, per mostrarvi il risultato finale. E potete trovare tutti i link utili in descrizione, quindi tutti i link di Amazon delle parti sono referral, quindi se andrete ad acquistare supporterete me senza spendere niente in più voi. Il cable management non è definitivo per niente, ma non andremo a farlo oggi, andremo a farlo in un secondo momento, quindi per oggi è tutto.